Eccoci qui, bentornati in sala giochi. Oggi sono in compagnia di Tropico, Tropico 5 in realtà, anche se lì in alto, leggermente coperto dalla mia meravigliosa faccia di Beep, c'è scritto solo Tropico. Strategico in tempo reale, è il quinto appunto capitolo di una serie che è stata molto apprezzata nel tempo da tutti gli amanti degli strategici vecchio stampo, comunque grazie alla sua grande ironia, alla sua particolarità, insomma anche alla sua originalità, perché praticamente racconta, no racconta, vi permette appunto di prendere i comandi di questo presidente, possiamo dire, è il presidente in questa fantomatica isola delle banane e praticamente portare avanti la vostra dittatura. Bene, più o meno benevola, in una sorta di Cuba, inventare insomma quel tipo, diciamo molto si ispira allo stile di Castro, insomma di Fidel Castro, quindi un po' di tutta la parte di Cuba, tutta quella parte lì insomma dei Caraibi, questa isola fantomatica nel Mar dei Caraibi. Ed è molto particolare, insomma, ha riscosso molto successo nel tempo i primissimi capitoli, poi un po' la serie si è persa per strada fino appunto ad arrivare a questo quinto capitolo fatto dai ragazzi di Hemimont Games. Il titolo è disponibile da un po' di giorni, da un po' di tempo su Steam, a 45€, 44,99€ e io praticamente, proprio in classico stile sala giochi, l'ho appena iniziato, quindi sto ancora facendo vedere il tutorial, però in questo modo spero di darvi anche un pochettino un'idea di quello che poi ci si può aspettare dal titolo. Classica visuale a volo d'uccello, il gioco gira super fluido ovviamente, c'è cioè possibilità anche di zoomare molto fino in fondo. Ci sono un po' di modifiche rispetto a chi ha già conosce la serie, io mi ero fermato se non sbaglio al terzo, poi non avevo giocato il quarto, quindi c'è sicuramente questa cosa, questa trovata di poter mandare in giro, per esempio adesso sto mandando in giro gli esploratori della mia casa base, possiamo dire del mio palazzo, praticamente le mie guardie reali del palazzo, le sto mandando ad esplorare l'isola per vedere se ci sono risorse interessanti che posso andare a coltivare, perché ovviamente così mi ha chiesto il tutorial. Sto facendo il secondo tutorial, il primo era classico per prendere confidenza con i comandi, che sono piuttosto classici. In realtà proprio questa demo, non so se è normale, ha un sacco di problemi con il movimento della visuale, cioè se provo a girare tenendo premuto il tasto centrale, che mi dovrebbe permettere sia di cambiare l'orientamento sia di roteare la visuale, in verità fa questa cosa super remix da perderci Abbiamo l'occhio e la appena testa scoperto il numero dei subito. colpi in testa con un asse. Ecco, abbiamo Ci scoperto le sarebbe assi il coltello perché qualcosa. c'era appunto il menu di ricerca, ovviamente detto in modo ironico e divertente. Vedete, io ho mandato gli esploratori al centro di questa foresta praticamente, e adesso ho scoperto appunto la ricerca delle assi. Menu abbastanza classici, tasto destro per vedere tutte le cose che posso costruire, così vi do un'idea. Cose che posso costruire che sono suddivise in tre periodi temporali praticamente, quindi quelle che si hanno fin dall'inizio, quelle che si hanno con la guerra fredda, quelle che si hanno con la guerra mondiale, che qui non so perché non è venuta, ecco qui, qualcosa che si ha con la guerra mondiale, guerra fredda e poi tempi moderni. Naturalmente si sbloccano andando avanti, come sempre tradizione, al momento si parte come incaricati, diciamo, dalla nostra nazione, perché siamo una colonia, a un certo punto potremmo chiedere l'indipendenza, a seconda di come ci muoveremo, la scadenza del mandato durante, suppongo, anche se qui non l'ho ancora visto, ma se è da tradizione funziona in un modo del genere, dopodiché, ecco, abbiamo mandato i nostri esploratori, dopodiché, Siamo vediamo in che via della dicono. spedizione, vorrei Questo abbiamo esplorare visto, l'isola bla e bla bla. Ok, scoprire presto. li abbiamo già inviati. Questi stanno ritornando indietro piuttosto che Viva la scoprirci altre cose rivoluzione! interessanti. Andiamo ancora a esplorarli in giro. Mandiamoli ancora in giro. Li mandiamo qui. Tac. E dicevo, a un certo punto bisogna chiedere l'indipendenza. E naturalmente a quel punto puoi andare avanti nel tempo per il discorso delle ricerche. Almanacco, vi faccio vedere un po' i menu, così anche come per spiegarvi come funziona il gioco. Tutte le varie, ovviamente è possibile vedere tutto il sistema, tutte le classiche statistiche relative a un gioco del genere. Quindi, per esempio, possiamo andare a vedere il bilancio nel dettaglio, magari focalizzarci sul turismo, possiamo lavorare sulla felicità per vedere com'è la felicità generale in base alle varie cose. In questo caso, come vedete, ho solamente una piantagione di Gran Turco. Posso vedere la singola popolazione, vedere quindi quanti sono i non occupati, quanti sono gli impiegati, i disoccupati, che sono uguali ai non occupati. Non sempre, ovviamente, dovreste sapere la differenza tra disoccupato e non occupato. Io non la so, per esempio. Ovviamente le richieste di lavoro. Anche qui andare con uno spaccato in modo da poter vedere addirittura il grado di istruzione, per esempio, dei disoccupati. E andare fino nel dettaglio di vedere le singole persone, praticamente, che sono disoccupate. Per esempio, posso andare a vedere Aurelio Cordova. Vado su Aurelio Cordova, posso vedere tutto il suo albero genealogico, quindi genitori, se è fidanzato con qualcuno, sposato con qualcuno, i suoi eventuali figli, tutte le varie cose, e addirittura fare una serie di azioni, sempre
specifiche su di lui, dall'ucciderlo al corromperlo e così via. Vedere la sua felicità, anche la sua approvazione rispetto a noi, cosa fondamentale prima di risubire un colpo di stato, e persino i suoi pensieri. Quindi c'è un sacco di gioco nel gioco nel gioco. Tutta la parte politica, la mia casata, che adesso sono questo Cristobal Reyes, e naturalmente vedere gli edifici che ho costruito. C'è la possibilità di personalizzare il proprio avatar, possiamo dire, quindi posso andare a cambiare le varie tenute e così via. Per esempio adesso gli metto una bella tenuta da astronauta che sta sempre bene, e allo stesso tempo posso anche per esempio farlo aumentare di livello o ritirarlo del tutto dall'impiego, dal lavoro. Posso vedere anche i soldi che ha nel conto svizzero. La ricerca che vi dicevo prima, perché c'è un molto in stile Civilization, un vero e proprio albero delle ricerche che posso fare nel tempo, che vedete si sbloccano anche queste in base al periodo temporale in cui ci troviamo. Gli editti, che sono questa cosa molto particolare, che possono essere utilizzati, anche questi sempre divisi nei vari periodi temporali, che posso pagare per avere una serie di benefici solitamente riservati nel tempo, che posso utilizzare una singola volta. Per esempio questo editto riduce del 50% il costo di tutte le strutture residenziali per i prossimi 2 anni, posso fare il censimento per scoprire se ho per esempio dei cittadini con delle capacità speciali e così via. La costituzione ovviamente non è disponibile perché non l'ho ancora trovata, anche se l'ho messa in ricerca, vedete sta fra 12 mesi ho scoperto la costituzione. Ovviamente uno spaccato del commercio, perché posso vendere le varie cose che coltivo, o che per esempio se ho delle risorse sul territorio, o come in questo caso avete visto prima ho cercato le assi, quindi come prodotto industriale, ecco qui posso venderlo, e vedere naturalmente anche come si modifica il prezzo nel tempo, oppure arrivare a tutte le mappe informative che riguardano naturalmente la suddivisione del territorio, per capire per esempio se è ricco in un punto, è ricco di ottimo per piantagioni e così via. Allora, stavamo qui, ritorniamo a noi. Andiamo avanti alla produzione di materie prime, come possiamo vedere. Un campo da taglio che possiamo fare. Vedete, come dicevo prima, si crea questa griglia. Quindi andiamo a vedere il campo da taglio, creiamo la segheria, che ovviamente sta sotto le materie prime, pack. E in base, come vedete, in base al colore della griglia, posso capire dove mi potrebbe convenire farlo. Naturalmente il colore della griglia funziona solamente nelle zone che ho esplorato. Vi ho detto che c'è questa cosa della nebbia, possiamo dire, di gioco, che tiene nascoste sia le risorse non esplorate che eventuali altre persone, perché a quanto pare, visto che ci sta per esempio l'esercito, suppongo che magari si può anche venire attaccati. Allora, andiamo a vedere, posso cambiare l'orientamento naturalmente delle costruzioni. Adesso io la faccio qui, che mi sembra anche molto buono. Tac. Naturalmente devo immediatamente collegarci una strada, perché altrimenti non funziona. Il sistema funziona sempre tutto attraverso le strade praticamente. Io poi mi sbaglio sempre, parto sempre dal punto sbagliato perché sono un po' idiota. Ecco qua, facciamo una bella stradina. Tac. Ecco qua. E adesso, come per magia, vedrete che arriveranno i lavoratori e inizieranno a costruire questo edificio. In un attimo. Posso anche ovviamente pagarlo se lo voglio che sia più veloce. Troppo istante le testate connesse a un edificio con costruzioni. Quindi non posso, forse non funziona. Perché l'edificio costruito? Ah, perché sono idiota, ecco perché ero convinto fosse una strada, invece l'ho collegato al mio palazzo. Mazza se sono deficiente, oh. Vediamo. Scusate la mia idiozia, purtroppo. Guarda cosa ho creato, veramente proprio idiota come poco altro al mondo. Facciamo fare il giro del perdono. Non è molto intelligente il costo della strada, che invece di farmi una curva che non passa sopra gli altri mi fa questa cosa, quindi tac e poi tac. Adesso ci dovremmo essere. Andiamo a vedere. Esatto, infatti adesso se voglio posso spendere i miei 800, cosa che farò, così ci sbrighiamo, pack, e ho aumentato la velocità di costruzione. Ma avete visto, in un attimo l'ho costruita. Avete visto che per un momento si trovano le persone, ecco, ogni struttura viene raggiunta dai camionisti, si è collegata una strada che servono appunto a portare la produzione al porto, oppure dove viene richiesta naturalmente in fase di costruzione. Naturalmente se la portano al porto, che sono quelle che avanzano, io ce l'ho il porto, eccolo qui, se lo portano al porto naturalmente la posso esportare e quindi ci guadagno un po' di moneta. Questo che va in giro col cursorino sono io. Temetemi e obbedite. Vedete come posso, come potete vedere, posso vado in giro per la mia isola, naturalmente. E come vedete, ovviamente, classico, c'è appunto il fatto che posso, vengono assunti i lavoratori disoccupati che sono sull'isola. Posso anche associargli un vero e proprio
responsabile o come capomastro, vedete in questo caso per aumentare la qualità del lavoro, oppure il mentore che gli permette veramente di migliorare la qualità degli edifici nel circondario. La questione della qualità entra in gioco per migliorare il tipo di gli abitanti delle case piuttosto che dell'istruzione e così via, piuttosto che per esempio la qualità delle cose di intrattenimento, visto che vi stavo facendo vedere prima, per esempio ci sono anche i teatri e così via. Comunque, passando molto in rassegna, materie prime, industria, beni di lusso, residenziale, intrattenimento e ambiente, intrattenimento di lusso, turismo, quindi un sacco di attività, un po' di cose per mettere il turismo, per stimolare il turismo, assistenza sociale e anche media, perché ad esempio posso fare canali TV e così via, istruzione e ricerca, economia e rapporti internazionali, e chiudiamo con tutta la roba militare. Vedete, c'è pure per esempio la possibilità di fare il programma nucleare, quindi è abbastanza approfondito da questo punto di vista. Cliccato sul campo da taglio appena fatto, posso vedere la produzione, vabbè, insomma, classico da gioco di questo tipo, nulla di particolarmente innovativo o sensato. Un proprio budget, andiamo a vedere. Vale a dire una certa quantità di denaro che viene spesa ogni mese. Aumentiamo il budget dell'edificio trasportatore, qua si capisce, insomma, qua, come capita sempre questi giochi, vi fa vedere un pochettino le cose che si possono fare così da prendere confidenza. Noi aumentiamo al massimo il budget dei trasportatori così da renderli più felici e contenti. E farli lavorare in modo più potente. Creiamo un ranch che serve naturalmente anche questo caso, sia per sfamare, perché come avete visto prima, per esempio il campo di grano, adesso sta facendo il campo, per esempio posso scegliere di eliminare il consumo locale, quindi i cittadini della mia bella Repubblica delle Banane non potranno mangiare questo grano, sarà tutto per esportazione. Naturalmente questa cosa creerà non poco malcontento, naturalmente, quindi mi devo sempre regolare in proposito. Costruiamo questo ranch, va, si fa magna qualcuno. Anche in questo caso, come avveniva per il campo, bisogna ovviamente trovare una zona che sia sensata per la costruzione del ranch. Qui è molto buono perché, come vedete, c'è un sacco di verde intorno. Cosa particolare, per esempio, della segheria, che è intelligente, che quando finisce la possibilità di legna nei dintorni, che vedete adesso ce ne sono 63.000, automaticamente si distrugge la costruzione, se non ho capito male. Potrei aver capito male, ma ci spero. Come vedete, tra l'altro, altra cosa, se clicco sulla costruzione posso vedere dove sono i suoi lavoratori, sono quelli con queste freccette che ho qua sopra. Se ci clicco sopra posso vedere il singolo lavoratore. Allora, abbiamo costruito, stiamo costruendo il ranch, vediamo che altro ci c'è di fare. Il campo dettaglio è pronto. Creiamo una segreteria, la mettiamo direttamente vicino. Naturalmente, avendo fatto le assi, ha senso costruire la segheria. Scusate, perché ho cercato ovviamente le assi e ho messo in piedi, come avete visto prima, oggi veramente sono super dislessico. Il campo da taglio, ecco. Così metto in piedi la segheria, che naturalmente trasforma. Qua è anche un po' The Settlers. Trasforma naturalmente i tronchi presi dal campo da taglio e le trasforma in assi che ho ricercato prima. E le assi mi permettono, come andiamo a vedere adesso, fondamentalmente di creare un bene industriale che ha sicuramente più valore sul mercato. Adesso andiamolo a vedere, se riusciamo a vedere il valore che ha sul mercato. Economia, bilancio. No, ho sbagliato, perché non è qua che si vede, ma si vede da commercio, eccolo qui. Dove sta? Beni industriali. No, per ora ho solamente i tronchi che vediamo quanto costano. No, che sto importando addirittura. Ho detto, posso importare se voglio dalle Indie occidentali. Oppure posso, vedete, le varie cose che posso esportare. Attualmente, non avendo rotte commerciali messe in piedi, le posso esportare solo ai contrabbandieri. Non si sa perché questa cosa. Vedete, pure le animazioni ci sono. Andiamo a vedere che altro c'è da costruire. Le editti sono leggi speciali che puoi. L'editto concessione edile che mi permette di mettere da parte qualcosa sul mio conto svizzero. Quindi andiamo a vedere. Editto concessione edile. Aumenta il 20% il costo dell'edificio e metà dell'importo viene trasferito sul conto svizzero. Quindi facciamolo. Confermiamo. Costruiamo qualcosa. Per esempio qualche casa di campagna. Ecco, vediamo come funziona la correzione. Come funziona la corruzione? Allora, come vedete, in pratica cosa succede? Che finisce il mio conto svizzero, che naturalmente non posso poi utilizzare per le spese statali, ma per delle spese che servono soltanto a me stesso. Ovviamente, quindi in questo caso cosa faccio? Mi metto a costruire, per esempio, un po' di campagna, un po' di case di campagna, che è l'unica cosa che posso costruire. Potrei costruire anche delle ville. Quindi facciamo le case di campagna, ad esempio. Ne mettiamo, visto che qua ce ne sta qualcuna, ne mettiamo per esempio una qui, e ne mettiamo una anche qui, e un'altra di qua. Adesso queste case di campagna che ho messo in costruzione, praticamente il loro costo
che è di, vediamo di quant'è casa di campagna, di 1800 dollari, il 20%, se non ricordo male, di quell'editto, vediamo quant'è, il 20%, quindi circa 360 dollari a casa, finiscono nel mio conto svizzero, praticamente, secco, secco, senza... Io chiamo la finanza. No, non puoi chiamare la finanza, non c'è la finanza in questo gioco. Donne? Sì, figa è pieno. È pieno, finanza, figa. No? Beh, cazzo, stiamo a Cuba, praticamente. Infatti vedi la bella segheria. Che c'è entrato qua dentro per fare questa meraviglia, però. Puoi tornartene al posto, ho detto questa cosa veramente pessimissima, proprio. Dai che sto facendo i tronchi. Commercio. Esatto, non capisco, lo sai cosa? Come faccio, per esempio, a voler esportare... Ah, ecco, no, il ferro. Esporta ferro, ma io non ho ferro. O ce l'ho una domanda. Non capisco come faccio a esportare, per esempio, i tronchi. Io vorrei esportare dei tronchi. Li puoi solo importare. Sì, esatto. 3 mesi di viaggio. No, rimuove navi. Io non voglio importare i tronchi. Non capisco questa. Perché non mi faccia esportare i tronchi? Vabbè. Tropico 5. E c'ha un gran seguito. Sì, è molto piacevole. C'è anche della gran musica. Lascia fare. Mettete a ballare qualcosa con me? Io tutte le volte vedo sta roba. Allora. Ricordo sempre Europa Universali, se mi si apre il cuore. È vero, lui mi dice che ho questa rotta commerciale attiva senza nulla, ma io non la voglio attivare questa rotta. Voglio spegnere quella rotta commerciale, non voglio una rotta commerciale. Come faccio a spegnerla? Eccolo qui, azio. Io non voglio. Aggiungi navi per iniziare a commerciare, rimuovi, ho fatto qualche cazzata prima che ho attivato questa rotta commerciale. E poi esatto, sono tutti lì che aspettano, importa tronchi da accompagnare di occidentali. Ma la forma dell'isola l'hai fatta? No, no, è automatica. Perché avrei dovuto fare un'isola di quella forma. No, cioè, che male fosse la malattia. Quella è la motivazione per cui devo fare una cosa del genere. No, era automatica, ho fatto il ranch però, se ti interessa. Il ranch che mi produce... Posso cambiare anche il bestiame, vedi? Adesso sto facendo latte e canne. Potrei fare le capre, i lama o i maiali. Visto che ci sei te, farò i maiali. No, lasciamo. Mi voglia di giocare a Zutai. Vado a giocare a Zutai. Che guaio. Niente, nessuno mi spiegherà come mai... rotta commerciale attiva. Rotte commerciali attive. Probabilmente una volta che l'ho aperta posso solo che eliminarla, probabilmente. Se volessi importare queste rotte commerciali. Ma se invece volessi agricoltura, vedete, posso esportare, per esempio, la lana, visto che ce l'ho. Cosa che poi, tra l'altro, se non sbaglio, avviene anche in automatico. Ecco, posso esportare i tronchi e darli ai pirata. Tra l'altro, i pirati, tra l'altro, anche un prezzo buono, che vedete, il prezzo sarebbe 600 dollari, invece qui a 7,50. Quindi potrei per esempio fare questa cosa qui, che è comunque interessante. Quindi adesso per esempio lo proviamo a fare, facciamo un bel aggiungi, tac. Eccola qua infatti, così almeno posso, ho messo la rotta commerciale per esportare la roba. Dall'almanacco dovrebbe funzionarmi adesso, dovrebbe farmi vedere, andiamo a vedere. Non è la felicità, non è la popolazione, non è la politica, ma che cazzo è? Bilancio. Ecco qui, esportazioni, vedete? Questo vi fa vedere tutto quello che sto esportando praticamente tramite la mina di ferro, perché in pratica poi l'esportazione avviene già in automatico. Le rotte commerciali sono quelle che riguardano delle singole, dei singoli movimenti, possiamo dire. Infatti è molto probabile che dopo aver fatto quell'esportazione si bloccherà e punto e basta. Che la segheria ancora la stanno facendo e stanno mettendo 2 vite a fare sta mazza, 9.000 dollari. Noi, leader della nazione del tropico. Ecco, abbiamo fatto la Costituzione, la volontà del popolo tropicano, che permette di fare appunto l'indipendenza. Adesso non ho più nulla di ricerca, quindi scegliamo cos'altro costruire. No, la carta possiamo evitare. Andiamo a fare qualcos'altro di più. Ah, questi non li posso fare, che richiedono già le guerre mondiali. Facciamo la carta, dai. Qua stanno ancora costruendo queste piccole casette in Canada, di campagna. Pure pochissimi soldi, quindi neanche a dire posso fare costruzione rapida. Con tutto che ho il bilancio e mi sembra buono, 2000. Un sacco di uscite. Cazzo, è possibile tutte quelle uscite lì di merda? Ah, va tutti per costruzione di edifici. Vedete, esporto man mano, vedete, c'è questa esportazione costante. Adesso sto caricando qui nella nave mercantile, stavo caricando tutta la varia roba che manderò in esportazione, naturalmente.
visto tutto quello che produco. In più ho anche la rotta commerciale attiva, come avete visto prima, che mi permette di guadagnare ulteriori soldi dalla produzione di questi tronchi, che ne fanno pure un botto, tra l'altro, 357 tronchi al mese. Segreteria l'abbiamo finita. Mi sa che non ho moltissima gente disoccupata, comincio a avere popolazione disoccupati 18, no vabbè, pensavo peggio. Infatti segreteria l'abbiamo finita, come avete le tue visto, risorse, quindi vengono esportate automaticamente. Ecco, vedete, le tue risorse, come dicevo prima, le risorse sono esportate in automatico, ma ogni tanto ci sono le occasioni commerciali, che è quello che ho visto prima. Io l'ho visto prima, eccolo qui, adesso mi dice di aprirne un'altra, in questo caso con le assi, vedete, posso esportare assi in America a 2100 invece di 1500, quindi per esempio adesso lo faccio, non posso farlo, invece ho detto perché avevo quella rotta commerciale con Bella che sta in giro, quindi finché non mi ritorna mi attacco al Kazoo, anzi sai, vi dico, facciamo subito che la eliminiamo, altrimenti rimaniamo a guardare questa cosa inutile. Quindi ecco qui, assi in America, aggiungiamo, tac, e abbiamo finito. I responsabili sono membri della tua casata o cittadini? Assegniamo un responsabile alla segheria, qui ci starebbe bene Matteo Santicchia come responsabile alla segheria, andiamo a vedere. Tac, mettiamo un bel responsabile, vedete qui ho tutta la gente che fa parte miei di fiducia e in base a quello che scegliamo ovviamente diamo dei bonus diversi. Vedete, efficacia aumentata, qualità del lavoro ridotto, come dicevo prima, in caso invece lo mettiamo come mentore aumenta l'efficacia degli edifici nelle circostanze. Noi miglioriamo, aumentiamo l'efficacia ma riduciamo la qualità del lavoro, quindi ci infiliamo Ciccio Salsiccio. Viva il presidente! Eccolo qui. Ci abbiamo piazzato. Ah, no, ho fatto una cazzata. Ho messo selezione invece di farlo. Che genio del male. Eccolo qui. Mettiamoci questa. No, questa è una suola. Perché? Assumiamo questo qui. Eccolo qui. E lo abbiamo appena assunto. Adesso c'è anche un responsabile. In questo modo, adesso possiamo vedere che. Dov'è? Vediamo un po'. Descrizione, no. Potenziamenti, no. Efficacia, eccolo qui. Siccome ho messo il capomastro della casata, ho aumentato l'efficacia, più 2 del capomastro e più 10 responsabile capomastro, perché è più 10 di prima e il più 2 per il fatto che fa parte della casata. Dovremmo aver finito, appena riusciamo a raggiungere questi 500 qui a costruire case, che naturalmente non ci bastano, quindi devo costruire un'altra casa, ci ho messo 1 ora e mezza e ne devo pure costruire un'altra, mettiamola di qua, ecco qua, però qua direi che se c'è un sacco di soldi, damosi una mossa, tac. Non mi piace la verdura. Ecco qui, abbiamo fatto anche la banca svizzera. Costruiamo qualcosa? Ecco, abbiamo finito. Presidente, siamo stati troppo bravi, vedete? Adesso andiamo a vedere l'ultimo tutorial, ci permette di gestire appunto gli isolani come vi faccio vedere prima, perché c'è anche tutto il sistema delle fazioni che permette appunto di avere qualità. Insomma, il gioco lo vedete, è uno strategico classico di quelli ultra rilassanti, proprio belli, piacevoli. Tratto, andiamo. Dipendiamo dai capricci della corona. E allo scadere, vedete, c'è il discorso che sono nell'era coloniale, possono anche essere dimesso dall'incarico sulla scelta del sovrano, visto che non sono ancora indipendenti. Quindi vedete, ci sono degli incarichi speciali della corona che mi consentono di prolungare il mandato e mi forniscono popolazione e denaro come ricompensa. Eccolo. Infatti 4 anni e scade il mio mandato, quindi iniziamo. Monarchici e rivoluzionari sono le due fazioni che ci sono nell'epoca coloniale. Poi ci sono militaristi, vedete, religiosi, comunisti, capitalisti, in base ovviamente alle varie aree. I capitalisti fanno la loro comparsa nelle ere seguenti. Va bene, ovviamente classico lavoro, se soddisfi troppo una fazione poi rischi di scontentarne un'altra. Andiamo a vedere, almanacco. Politica, ecco qui, sono odiato dai monarchici, sono amato dai rivoluzionari. Come è normale che sia, poi naturalmente è impossibile che io possa avere entrambi, perché monarchici e rivoluzionari tendenzialmente sono abbastanza contro. Però come vedete il problema è che i monarchici sono un botto, sono 60, invece i rivoluzionari sono solo 9, quindi mi ci sciacquo abbastanza. Base a quello che fai, cose che faccio, posso aumentare i rivoluzionari e sfidando apertamente la corona naturalmente aumento anche la dimensione delle fazioni, perché verrà più gente rivoluzionaria. Chiedono i rivoluzionari le strutture militari, quindi facciamo 2 torri di guardia per stimolarli a venire di più. Facciamo queste 2 torrette di guardia, ne mettiamo una. L'incredinata è che non si può zoomare, sì, si può zoomare forza con i tasti, perché ovviamente la rotella serve a girarla quando si sta in modalità costruzione. Facciamo una qua, di torre di guardia, e ne facciamo un'altra dall'altra parte. Quindi
qua giù, mi piace, sulla curva. Tac. Ecco qua. Questo non ci dovrebbe mettere molto a costo, non so. Ecco qua. Abbiamo capito questo periodo che mi ha dato questo simbolo. Ma l'hai visto coso? Andiamo a vedere come. Non ho capito come ha fatto a capire che i rivoluzionari per aumentare i sostenitori chiedono quella roba lì. Non ho mica capito sta cosa. Ai caramba! Ah, forse guardando i pensieri. Questo è un bel pensiero, eh. Un pensiero di quello problematico, direi. Andiamo a vedere questo. Vabbè, senza casa, vabbè, cazzato, ok. A posto. Vedrei se potevo fare altro, ma mi sembra di no. Questa è la... Ah, perché praticamente lui mi ha fatto vedere la roba che ho costruito prima, me l'ha riposizionata in base al suo gusto. Senti, facciamo rapido, abbiamo un sacco di soldi. Uno. E due. Ecco qui, la mia bella bandierina sopra. Ottimo lavoro. Accontentando le richieste dei rivoluzionari attireremo più persone alla loro causa. Vediamo come migliora questo sostegno popolare. Io non ho capito secondo che logica, costruendo quello lì, miglioro i rivoluzionari. Non ho mica capito bene questa cosa qua. Salutiamo questo Davide che sta giocando a Dark Souls 2. Infatti tutti insieme sono diventati 47 sostenitori, come vedete, da parte dei rivoluzionari. Quindi effettivamente aveva ragione, tutti insieme si sono potenziati all'infinito praticamente. Ottimo lavoro. Questo qua mi dice 35 di 51, quando invece era evidente che il sostegno era di più. 47 sono. Non ho capito questa cosa. Sono modificato una situazione positiva, mi dice, però non ne ho ancora moltissimi. Monarchici sono solo 10 adesso. Sono 15 sostenitori. Potremmo costruire forse qualcos'altro per migliorare il sostegno dei rivoluzionari? Chissà. No, aspettiamo, va. Aspettiamo e basta. Un editto volante così per migliorare il sostegno. Vediamo un po'. Consumo di cibo e felicità dei cittadini. Riduce in modo veramente il costo di costruire edifici. No, tagli alle tasse. Queste persone vedono incrementare il livello di approvazione del tuo operato. Potremmo fare quello effettivamente. Proviamo a fare un taglio alle tasse. Proviamo. Va. Vediamo che succede. Vediamo se effettivamente migliora. Ecco qui, tac, subito. Mancano un paio e siamo a posto. Vedete, l'ho usato. Quindi mancano. Per poterlo riutilizzare devo aspettare 50 mesi, quindi 4 anni per poterlo riutilizzare un'altra volta. Andiamo avanti veloce. Praticamente la scadenza del mese forse migliorano ulteriormente altri sostenitori. Eccolo qua, infatti. 53. Se il tropico rimane troppo a lungo nell'era coloniale e il tuo mandato scade, e al tuo posto viene nominato un nuovo governatore. Adesso, siccome abbiamo abbastanza rivoluzionari, possiamo chiedere l'indipendenza. Infatti andiamo a vedere l'almanacco. Come vedete ho 72 sostenitori rivoluzionari, 0 sostenitori monarchici, quindi possiamo chiedere l'indipendenza. Cosa che io non ho idea come si faccia. Costituzione non si fa così. Come si fa? Rimane troppo lungo nell'era coloniale. Passa all'era delle guerre, delle guerre mondiali. Presidente, whoops. Pronta per la rivoluzione. Eccolo qui. Sua maestà è molto divertito dalla tua dichiarazione d'indipendenza. Porca troia. Dobbiamo spendere 20.000 di debito. Ecco qui. Sono diventato... Vedete, è cambiato tutto, aggiunge un sacco di roba e ci possono essere le elezioni, come avete visto, quindi devo stare attento a non far fare le elezioni perché rischio di non essere eletto. Presidente, è successo di tutto. Tropico è su una nazione libera, è in attesa della sua costituzione. Facciamo la costituzione. Eccolo qui, vedete come posso scegliere le varie cose in pratica. Diritto di voto, il voto ai cittadini ricchi, religione stato, uno stato secolare... Quindi aumento della soddisfazione per la libertà e
armate, forze armate con il reclutamento. Vedete, posso scegliere soldati diplomati, durante la battaglia vengono create squadre della milizia, nessuna educazione dei soldati, esercito di professionisti. Scegliamo l'esercito di professionisti. Religione e Stato, vedete, posso scegliere fra la teocrazia, quindi riducono il crimine di vicinanze come effetto. Stato secolare aumenta della soddisfazione per la libertà. Stato ateo ricerca più veloce del 10%, meno cittadini religiosi e trovi. Facciamo un bello Stato ateo. E l'esercito, abbiamo detto, di professionisti. E poi vediamo il diritto di voto. Scegliamo solo i maschi, solo i ricchi o voti per tutti. Questa vedete farite per via di alcuni folli delle liberali. Noi facciamo solo voto cittadini. Quindi proclamiamo la nostra costituzione. Eccolo qui. Sono Lulu, la vostra DJ della Jolly Roger Bar Radio. Restate con me per la migliore musica di Tropico e non solo. O magari raggiungetemi per un drink sulla spiaggia. Vedete, i lavoratori, siccome la richiesta è richiesta una scuola superiore come istruzione, probabilmente non ho abbastanza, sicuramente non avrò abbastanza gente di quel tipo. Andiamo a vedere, fra i disoccupati, vedete, come scuola superiore ne ho soltanto due, e quindi per questo motivo non posso riempire il mio edificio, il mio palazzo praticamente. Quindi l'unica cosa che posso fare in questo caso, per esempio, posso invitare dei lavoratori stranieri a riempire quel buco. Per esempio adesso lo faccio, ne rimetto qualcuno in modo tale da riempire quelli che servono. Lo stesso vedrete che è qui, perché naturalmente non avendo dei militari di scuola superiore sono bloccato. La cosa migliore in questi casi qual è? Sicuramente è fare dove sta l'istruzione e ricerca, fare la scuola superiore in modo tale da non dover poi ricorrere, come stavo facendo fino adesso, a gente dall'estero. Quindi la costruiamo e vedere che altro ci chiede di fare. In ogni era sono presenti diverse potenze straniere. Durante l'era delle guerre mondiali questa... Accetto, facciamo l'ambasciata, così da evitare casini. Relazioni diplomatiche con una sola potenza straniera, poi sceglieremo con chi farla. Che come vedete adesso sono bloccato non avendo abbastanza lavoratori che mi servono, insomma, per poter farla, insomma, per occupare quei posti lì, perché avrei 9 posti disponibili, ma mi chiedono, come vedete, mi chiedono tutti lavoratori di un certo livello, e purtroppo io, non avendo quel tipo di lavoratori là, sono abbastanza fregato. Vediamo un po' che persone ho, vedete, i disoccupati. Ne ho pochissimi, ce ne ho soltanto 2 della scuola superiore e 0 tra i non occupati, che ovviamente sono, che non possono neanche lavorare. Quindi disoccupati, come vedete, ne ho soltanto 2 della scuola superiore. Anselma Moreno, che lavora non sappiamo dove sta lavorando, alla scuola superiore, no, senza occupazione, non si sa perché non viene assunta. E Renato, perché sono probabilmente una donna, forse non può essere assunta. Questo non l'ho capito, se devo essere sincero. Come mai non l'assumono qui, per esempio? Visto che non me lo fanno assumere. Ecco fatto, signor agente segreto. Ho letto il comunicato. Può smettere di puntarmi la pistola alla tempia. Ci sono questi siparietti classici di Tropico, non ci si scappa. Non riesco a capire come mai quei due non vanno a lavorare, sinceramente. Sono anche un po' facendo incazzare, ecco, infatti sono andati a lavorare, doveva passare probabilmente il mese. Come vedete però sono ancora molto bloccato, perché ovviamente il palazzo l'ho riempito grazie anche ai lavoratori stranieri. Lo sto riempiendo. Invece quegli altri, questo pure l'abbiamo riempito, quasi in parte. Gli altri sono bloccati per il fatto appunto che devo ancora costruire la scuola. Finché non costruisco questa scuola, e tanto costa una sassata, io sono completamente senza soldi, tanto per cambiare. Mamma mia. Mamma mia. 3 lavoratori stranieri, eccoli qui, sono arrivati, perché li ho contattati dall'estero e arriva. Come vedete, insomma, è uno strategico in tempo reale abbastanza classico. Ovviamente ci potrete passare sopra una vita. Io sto ancora solo facendo il tutorial. Considerate che poi c'è tutta la campagna classica di Tropico, quindi con tutta una serie di obiettivi. E in più c'è naturalmente la modalità di gioco, quella possiamo chiamarla sandbox o infinita. Anzi, vi dirò di più, facciamo un menu principale, così la vediamo al volo, visto che ormai abbiamo fatto già un sacco di minuti a chiacchierare di qui. Eccolo qui, nuova partita. Come vedete, il tutorial è quello che sto facendo, campagna o paradiso tropicale. Le missioni che si sbloccano naturalmente facendo la campagna, perché vedete la campagna principale è suddivisa. In questo caso c'è soltanto una campagna. Facciamo una nuova casata.
diciamo, casa Terrera, e vediamo cosa succede all'inizio della campagna. Dovrebbe essere obiettivi crescenti, vabbè, facciamolo così, bello, bell'uomo. Octavio. Abilità, vedete, posso scegliere anche l'abilità, ovviamente, che ha. Beh, mettiamo altruista, chi se ne frega. La razza, naturalmente, posso scegliere. E ok. Vabbè, ok. Uff. Questa qualità è mostruosa, questa barba. Mamma mia! Imbarazzante questa cosa qui. Ah, però tutto il gioco, effettivamente, è tutto in italiano, anche doppiato. Avrete già sentito mille volte. Mamma mia, che presentazione da brividi proprio. Imbarazzante. Potrebbe essere un paradiso agricolo. Campi a perdita d'occhio e mercati pieni di acquirenti. Ehi là! Pieni di lama. Una potenza industriale, con ciminiere alte fino al cielo e moli dai quali partono mercanzie di ogni tipo. Mamma mia. O ancora un paradiso terrestre, un richiamo. O anche un paradiso fiscale. Ma sta facendo vedere, appunto, che come si può sviluppare l'isola da agricoltura, signore, industria, fino a villaggio turistico. Ora però è solo un povero pezzo di terra in mezzo all'oceano. Starà a me farla grande. Eccoci qui. Eccoli, come vedete, iniziamo scegliendo come si vuole, insomma, come si vuole giocare. Difficoltà economica, che come vedete 5 livelli di difficoltà, mettiamo. Difficoltà politica, uguale. Disastri, possiamo scegliere con quale cosa facciamo, mettiamo tutto medio. Possiamo scegliere fra due isole, Bao Bao, che come vedete è molto più desertica, una molto più lussuriosa, che era quella che poi si vedeva prima nel tutorial, perché l'isola è sempre quella, sono queste due isole prefatte. Immancabilmente ci saranno un miliardo di DLC e cose aggiuntive, mi ci posso giocare qualsiasi cosa, probabilmente l'hanno anche già annunciati. La mia nuova casa. Dai, basta, già scocciato. Ecco qui, come avete visto, l'obiettivo in questa prima missione è fondamentalmente prendere l'indipendenza. Mi presento. Vedete, per mi avrebbe dato 4 anni, ma praticamente l'obiettivo fondamentalmente è guadagnare l'indipendenza. Buongiorno, entro mio. Poco. Oggi ho da proporti un affare. Come rappresentante della corona posso offrirti una licenza. Qua posso acquistare, come vedete, licenza commerciale, meno 10 rapporti. Posso scegliere che tipo di pacchetto acquistare e in base a quello che acquisto ovviamente guadagno qualche cosa diversa. Scegliamo la con gli olandesi. Non si vede effettivamente, non mi fa vedere qual è effettivamente l'obiettivo. Forse me lo fa vedere. Sua maestà, ha bisogno di denaro. Costruisce una... fondamentalmente è anche questo all'inizio, naturalmente è legato, mi obbligherà a seguire le indicazioni della corona per portare avanti il mio mandato, sarà soddisfo fino a che non arriverà un momento di rottura e diventerò indipendente. Da lì probabilmente la campagna si evolverà stimolando non solo la mia indipendenza, ma stimolando appunto l'avanzare del gioco e così via. Quindi una grazia campagna, avete visto che era solamente la prima selezionabile, probabilmente nel tempo ce ne saranno altre, quindi io metto su, giusto per provare, una bella piantagione di... non so che, la facciamo di... facciamola di zucchero. Eccolo qui, una bella piantagione di zucchero. Lo farei in un punto dove ha senso farla, mi sembra che qui mi sembra un buon punto. Eccola qui. Probabilmente l'ho messa male, come un bel idiota. Vabbè. Bello essere idioti. Cos'è questa cosa qui? Ah, praticamente sono riuscito a farla. Sono stato così stupido che sono riuscito a farla praticamente appiccicata alla piantagione di grano. Che non manco avevo fatto caso che c'era una piantagione di grano. Quindi, probabilmente quello che mi chiedevano è un altro tipo di piantagione. C'è una piantagione di. Bisogno di denaro per costruire zucchero. Ammazza, forse a culo ho fatto la piantagione che mi chiedeva la corona. Andiamo, va. Tra l'altro, ho fatto questa furbata della strada. Andiamo con sta strada lunghissima. Non è geniale proprio come fa il sistema delle strade, eh? E così via. Tac, tac. Costruzione rapida. Oh. E ci siamo.
Sua maestà mi ha incaricato di presentarti questa lettera di... Vedete, infatti, subito sono potuto... ho potuto aumentare, mi ha aumentato di qualche mese la mia cosa. In più, come vedete, posso anche scegliere questa lettera in copia per avere anche un... praticamente prevede una serie di vantaggi, come addirittura ulteriori 12 mesi, prendere $5,000 da mettermi in tasca, aumentare $5,000 le casse dello Stato. Noi dicono: adesso metto $5,000 le casse dello Stato, ecco qui, e il gioco va avanti, e la campagna va avanti così. Ho finito, mi sono venuti a richiamare da qui dietro, effettivamente sono arrivato con le tempistiche, quindi vi ricordo, disponibile da più di qualche giorno a 45 euro scarsi, sicuramente entro breve faranno anche qualche campagna di scontistica su Steam, me lo aspetto. Questo è Tropico 5, per la recensione trovate il pezzo del buon Simone Tagliaferri che vi spiega per filo e per segno quali sono le problematiche del gioco, che comunque a livello di votazione non è andato benissimo sulle nostre pagine per alcune problematiche. Io intanto ve l'ho fatto vedere, spero che vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima sala giochi.